Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Così come riportato dalla stampa, ai funerali della piccola Elena del Pozzo era presente anche la mamma. Inutile immaginare come sia stata accolta dalla folla. Sono volati insulti e parole pesanti. Il vescovo è intervenuto con queste parole. Noi adulti dobbiamo imparare a non concepire più vendette, patiboli mediatici, sedie elettriche. Ma il suo messaggio non è stato né accolto né recepito dalla folla, che si è radunata all'esterno della cattedrale. Al termine del funerale, diverse persone hanno attaccato Martina Patti, madre della bambina. Assassina. Devi morire, ha gridato la folla in direzione della macchina che trasportava la donna. Il vescovo ha esortato poi i genitori a non insegnare la violenza delle parole ai figli, né sui social, né sui nostri muri, già abbastanza sporchi. Perché un bambino non è capace di concepire vendette, sedie elettriche, patiboli mediatici e, se impara queste cose, le impara da noi. Sforziamoci di seminare ciò che Cristo e ogni uomo di buona volontà spargono con abbondanza, misericordia, pietà, giustizia, dialogo, prevenzione di ogni violenza. Solo così non ci saranno più funerali come questo. È davvero difficile concepire il perdono in casi simili. Ma forse è veramente la strada giusta? Come dice il vescovo, bisogna avere pietà e misericordia. Voi siete d'accordo? Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.